Hilary Blasi si è concessa una vacanza in montagna insieme a Bastian Muller. Il settimanale chi li ha immortalati mentre si scambiano teneri baci. La conduttrice romana Hilary Blasi negli ultimi giorni si è concessa una vacanza rilassante in montagna insieme al compagno Bastian Muller. Dopo essere stati insieme a Mykonos e successivamente a Tenerife, hanno scelto le Dolomiti come ultima tappa. Il settimanale chi li ha immortalati durante il loro periodo di relax scambiarsi dei teneri baci. Hilary Blasi, il relax in montagna con Bastian Muller, e, il mio rifugio. Hilary Blasi e il compagno Bastian Muller fanno coppia fissa già da 2 anni. La coppia sembra essersi conosciuta nel novembre 2022. Pochi mesi prima Francesco Totti aveva ufficializzato la sua relazione con l'attuale compagna Noemi Bocchi. Dall'inizio della loro relazione sia la conduttrice romana che l'imprenditore tedesco hanno viaggiato molto sfruttando ogni occasione libera. Quest'estate soltanto sono stati a Mykonos, poi insieme alle figlie e alla sorella di lei a Tenerife e alcuni giorni fa sono andati in montagna. Il settimanale chi li ha resi protagonisti del suo ultimo numero mostrando alcuni scatti della coppia della loro vacanza a Cortina. Le loro giornate sembrano diversi tra shopping, svago e gite in bicicletta tra i monti. Bastian è il mio rifugio, riporta il periodico di Alfonso Signorini. La coppia è stata prima a Mykonos insieme, poi sono partiti alla volta ai Tenerife con le figlie Chanel e Isabel Totti, e la sorella Melory Blasi insieme ai suoi figli. La loro estate si è conclusa con un po' di relax in montagna tra diverse passeggiate in bicicletta tra i boschi per raggiungere il passo Cima Banche. La coppia si è recata anche in una spa di lusso sospesa tra le Dolomiti. Tra pochi giorni gli ex coniugi Totti si ritroveranno in tribunale con 2 udienze separate in cui verrà finalmente discussa la responsabilità della fine del matrimonio, e sarà stabilito il costo dell'assegno di mantenimento dei figli. Il compito dei giudici sarà quello di stabilire chi per primo è stato infedele all'interno delle nozze e, pertanto, a chi va attribuita la coppia, per aver rotto l'equilibrio familiare. Al momento la Blasi non sembra avere progetti lavorativi futuri. D'altronde non sarà al timone né dell'Isola dei Famosi, né della Talpa, reality show è stato affidato a Diletta Leotta.